prima uscita del carnevale più antico d'Italia, quello di Foiano della Chiana. I giganti di cartapesta hanno sfilato per le vie del centro storico del paese della Val di Chiana e di fronte alla giuria. Per primo Bombolo, che ha presentato Follemente, un'allegoria della cupa pazzia dell'uomo del nuovo secolo che condiziona la quotidianità. A seguire i Nottamboli con Nuda Veritas, il sentimento dell'uomo occidentale che si trova a vivere in uno spazio omologato e prova smarrimento e tra una serie di figure allegoriche andrà alla ricerca di se stesso. Terzo il carro degli azzurri che si intitola Primavera silenziosa, un carro che cerca di analizzare il rapporto tra la natura e l'uomo nel tentativo di rendere quest'ultimo parte integrante di un sistema che negli ultimi anni ha contribuito a minare. Il cantiere dei rustici infine rappresenta racconto d'autunno, i ricordi di ciò che è stato, i rimpianti di ciò che poteva essere. Le foglie morte sono le occasioni perdute, antiche rovine, il tempo andato e un avvoltoio gigante, la bestia del rimpianto, ma è il viaggiatore, il protagonista della storia. Il verdetto per il cantiere vincitore, domenica 10 marzo.